Allora, in pratica c'è YouTube che impedisce di vedere i videoclip di Franco Battiato. È arrivata una segnalazione. Sì, adesso noi siamo nuovamente in diretta. Quindi saluto tutti gli amici nuovamente, aspettiamo che si colleghino. Vorrà dire che ci facciamo una chiacchierata. Probabilmente i pezzi più famosi di Franco Battiato vengono segnalati. Questo, diciamo, Ah, ho capito. non l'avevo considerato. Ma Ok, non ok, ok. è un problema, insomma, siamo più forti noi. Allora, stavamo parlando, Antonio, infatti i follower stanno salendo, anche le visioni erano praticamente azzerate perché Facebook ci aveva buttato giù tutta la situazione. Ora direi che possiamo ascoltarli probabilmente gli altri due brani che abbiamo, non credo che siano tra i più noti di Battiato, Non ho magari capito. Ti sei dico, ti sei gli ultimi due brani che abbiamo in Ah, scaletta. ok. Noti. E quindi mi parlavi quindi della figura di Giusto Pio, questo Sì. personaggio che entra nella vita di Franco Battiato. Ricordiamo, Franco Battiato nasce vicino Catania, in un paese che allora si chiamava Ionia, poi è diventato Riposto. Riposto. Esatto. E quindi arriva a Milano in cerca di fortuna, comincia a collaborare con svariati artisti, tra i quali Gabber e Ombretta Colli. Io questa cosa non la sapevo, io amo Giorgio Gabber. E beh, lui ha fatto gli arrangiamenti di Polli d'Allevamento, che è stato uno dei più grandi. Pensa. E quindi poi dopo incontra, sedotto da Johnny Cage, fondamentalmente dalla musica di Johnny Cage, incontra, questo, Giusto Pio. Raccontaci di questo incontro. Beh, Giusto Pio era un musicista molto rigoroso. Primo violino della Scala e quindi già grandino all'epoca, perché tra Giusto Pio e Battiato passavano 15 anni. E Battiato lo coinvolge all'inizio semplicemente come maestro di violino, dopodiché cominciano a collaborare insieme nei dischi sperimentali di Battiato, parlo di Jukebox di metà anni 70, album molto molto sperimentali che Battiato stesso definiva inascoltabili perché c'era davvero tutta una serie di ricerca anche molto estrema. Dopodiché, quando c'è stato bisogno di coinvolgerlo fattivamente anche nell'era del Cinghiale Bianco, che è stato il primo album tra virgolette pop, tutto fondato su quell'intro di violino che tutti conoscete dell'era del Cinghiale Bianco, Giusto Pio è diventato anche personaggio. Battiato lo ha portato in scena. E piaceva molto l'immagine di questo musicista silenzioso, quasi una specie di grillo parlante a fianco a Battiato, e quindi è diventato quasi un uomo da band, ecco. Giusto Pio, che invece veniva dalle paludi nobili della musica classica, anche di composizione. Giusto Pio ha scritto i più grandi successi con Battiato, dove c'è un'orchestrazione un po' classica all'interno di suoni anche, come dire, sintetici, c'è Giusto Pio. Pensa per esempio all'era del Cinghiale, pensa per esempio a, che ti devo dire, Gli Uccelli o Summer on a Solitary Beach. Dove ci sono gli archi, c'è Giusto Pio. Fino al 91. Ecco, praticamente fino al 91, poi dopo c'è l'incontro con un altro autore da parte di Battiato, cioè Sì, come. però per i Esatto. testi con Sgalambro, perché all'epoca Battiato stava scrivendo un'opera, pensa, inedita, quindi io supplico chiunque ci possa ascoltare di pubblicare prima o poi Il Cavaliere dell'Intelletto. È un'opera su Federico II che fu commissionata a Palermo al Massimo, che Battiato propose con i testi, i libretti, in questo caso visto che è un'opera lirica, un'opera classica, di Sgalambro. Ci fu l'incontro tra questo ateo, così anche molto corrosivo come Sgalambro, e Battiato, che invece è un mistico fondamentalmente, è uno studioso delle religioni. E questo incontro, invece di stridere, ha dato il via ad una collaborazione che è durata alla fine fino alla morte di Sgalambro. E dunque parliamo dal 94 al 2014, sono 20 anni esatti. Ecco, ma Grandi testi.
come mai veniva considerato, leggendo un po' la biografia, Battiato musicalmente veniva considerato, prima dell'incontro con Giusto Pio, quasi grezzo dal punto di vista musicale, quasi, ho letto su una biografia, uno stralcio di una biografia, veniva considerato un musicista istintivo ma grezzo. Perché secondo te? Perché Battiato usava strumenti sintetici che facevano gridare allo scandalo. I veri musicisti pensavano che quella musica non fosse musica, erano computer, erano appunto i sintetizzatori. Battiato ha sempre detto di conoscere poco la notazione, fino all'epoca dell'incontro con Giusto Pio, che gli ha anche, come Stockhausen, gli hanno insegnato la notazione, ha dovuto ricominciare dal solfeggio, per esempio, con Stockhausen. Queste sono cose che ha raccontato lui, per cui era effettivamente un musicista intuitivo, un musicista, come dire, istintivo, ma certamente non un musicista formato, ecco. Allora, ha imparato sul campo. Battiato è stato un autodidatta ovunque, se pensi che non è neppure laureato. Allora, abbiamo tre commenti, più che altro sono dei saluti, c'è Anna Copertino qui che saluta. Anna! Ciao Anna, ciao carissima! E poi chiaramente la nostra amica Anna Stronillo che ci segue e mi sta comunque documentando, ogni tanto mi manda dei messaggini. Allora, io voglio provare, sperando che non ci facciano cascare di nuovo la linea, se no ci ricolleghiamo ancora, a mandarti un altro contributo. Proviamoci. Allora. Proviamoci. Che un po' anche quella, un po' diciamo la sfida. Solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Ci nutriva di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Del Sigal Magique, mentre lontano un minatore bruno
mare, 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 voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Torniamo in diretta, perché c'è sempre il timore, l'ansia. Siamo sopravvissuti? Pare di sì, pare che i follower siano okay. Invariati, anzi, no, in leggero aumento. E quindi, insomma, mare, mare, mare. Innanzitutto mare, che chissà noi se vedremo quest'anno. questa canzone, allora, raccontami un po' di storia di questa canzone, per capire tu da fan di Battiato, ma anche da scrittore e giornalista, come in qualche modo come la cataloghi questa composizione? Beh, questa è stato il, ora si direbbe il primo singolo, in effetti, della Voce del Padrone, che è stato il disco che per primo in Italia ha superato il milione di copie vendute, che ha dato vita al fenomeno Battiato. C'è questa atmosfera leopardiana di estate su una spiaggia solitaria, di questo albergo, Stigal Magique. È un po' quello che ha anticipato quello che poi avrebbe scritto Il Mare d'Inverno Enrico Ruggeri qualche tempo dopo. C'è la poesia, questo tocco leopardiano, per esempio, del minatore Bruno che tornava, che dà un senso di Sicilia, perché le miniere vicino al mare, ti immagini la Sicilia, le zolfare famose, cantate già da Lavanoni. Poi c'è naturalmente anche questa poetica, appunto, del naufragarmi dolce in questo mare, sempre di leopardi nell'infinito, per cui si tratta di elaborazioni letterarie e di questi suoni lontani, quasi come se fossero dei disturbi, una musica lontana, un jukebox lontano, arriva tutto da lontano, e questo senso di estraneità che porta a preferire un'immersione nell'acqua e nell'annegare piuttosto che a prendere parte ad una vita di cui arrivano solo dei bagliori, degli sprazzi, perché è una canzone certamente pessimista, con questo sberleffo dell'inglese che Battiato ha sempre usato, non in senso pop, ma addirittura per distruggere il concetto pop. Cioè, una canzone balneare, però tutta in minore, tutta chiaramente introflessa, che è la parente negativa di un'estate al mare che sarebbe venuta l'anno dopo con Giuni Russo, se ci pensi, no? Per cui è la stessa versione, diciamo, decisamente ribaltata dal punto di vista concettuale. Ecco, ma prima nel backstage parlavamo hai usato questo termine che mi ha colpito molto, artista multiforme. Perché Battiato artista multiforme, secondo te? Perché intanto è un po' l'istrumentista, per cui sa suonare qualunque cosa, ma quello non è l'unico, ci sono dei polistrumentisti in Italia fantastici, penso a Bennato, per dirti, no? O a Elio. Perché ha affrontato altre discipline, come per esempio il cinema e la pittura, con grande rigore e grande umiltà, partendo soprattutto la pittura, devo dirti, partendo sempre dalle basi, cercando sempre di trovare un proprio stile, una propria forma a quello che faceva, senza imitare mai nessuno. Lo stile Battiato esiste ovunque. Certamente il cinema e la pittura non hanno dato gli esiti che ha avuto la musica, perché si parte sempre da un pregiudizio quando c'è un artista che fa una cosa rispetto ad altra. Per esempio, so che la Lollobrigida è un'ottima scultrice, è una bravissima fotografa, eppure non le si dà la credibilità che ha avuto come attrice, perché diceva, beh, è un hobby. E invece molto spesso è l'opposto, certi artisti riescono ad esprimere meglio in altre arti in cui non hanno avuto la popolarità rispetto a quelle per cui sono note. Però è anche vero che se non avessero avuto il traino del nome precedente, probabilmente non avrebbero attratto nessuna curiosità su quello che hanno fatto dopo. Difatti Battiato in pittura ha usato Stéphane Barzani come nom de plume, proprio all'inizio, per non essere riconosciuto, e difatti le copertine dei dischi degli anni 90 sono dipinte da lui, come Un cammello in una grondaia, per esempio, è sua. Beh, o Gilgamesh.
fantastica questa cosa, perché comunque poi ultimamente ho incontrato sempre sul salotto Instagram il cantante degli Osanna, Lino Vairetti, anche lui scultore, anche lui si è certo. Fotografo, cioè è interessante, no, avere questo, vabbè, anche noi siamo multiforme. Ti stavo dicendo la stessa cosa, tu sei un giornalista, musicista, autore. Diciamo, quindi fondamentalmente non ci, in un certo senso io poi l'ho vissuta, ne parlavo prima con Danilo Amerio, che è stato ospite in questi giorni nostri, al salotto Instagram, e dicevo, sai, io per anni mi sono vergognato di questa mia bipolarità artistica e concettuale, cioè anche certi casi tripolarità, nel senso, cioè quindi capacità multitasking di fare, però in fin dei conti, certo. Guardando questi esempi elevati, appunto come Franco Battiato, ti rendi conto che tu nel tuo piccolo microcosmo di formica, in fin dei conti, fai, cioè, quello che la tua anima ti dice, no? Ed è giusto che noi lo facciamo. E, io però ti chiedo di spendere due parole, visto che prima l'abbiamo, come dire, nominata di passaggio, per un artista che io amo, che è Giuni Russo. Giuni, se fosse nata e vissuta in America, sarebbe diventata altro che Annie Lennox. Le possibilità espressive che aveva erano davvero infinite, e purtroppo l'Italia è un paese provinciale, è un paese che deve catalogare, per cui lei, che aveva questo dono di questo timbro assolutamente unico, non era spendibile secondo l'industria nel modo più giusto. Un'estate al mare, che pure è una canzone deliziosa, che tra l'altro parla, tra le altre cose, di prostituzione, certo non di ombrelloni o neoni, anche lì purtroppo, una volta che la CGD si era accorta che era un fenomeno commerciale da mungere, lo ha fatto finché è servito, dopodiché l'ha abbandonata, anzi magari l'avesse abbandonata, l'ha ostacolata, per cui non è riuscita, se non da sola e con grande fatica dopo, ad esprimere il suo reale potenziale. E questo è stato un grande limite, perché in quegli anni la voce, Giuni ha cominciato tardi ad avere successo, aveva già i 30 anni passati, la voce era al pieno della sua maturità. Restano grandissime perle, come per esempio A casa di Da Rubinstein, che è un lavoro di arie liriche da lei reinterpretate, oppure Energie, sicuramente, che è stato un album sperimentale dove veramente Battiato, negli arrangiamenti con Radius, con Alberto Radius, si è davvero scatenato. Formula 3, nella Formula 3, ma nonché chitarrista tra certo, quelli, certo. Artisti, insomma. Certo, certo. Era un team che lavorava in grande libertà. Prima del successo certe cose si potevano fare, dopo il successo si crea il problema del ripetere, come diceva sempre Giuni, le ciambelle con il buco, ma in realtà non si riusciva, non si poteva, e non era neanche lo scopo artistico di Giuni, che essendo della Vergine siciliana aveva un rigore estremo nelle cose che faceva, e quindi desiderava che quello che incideva, che avrebbe poi inciso sotto il suo nome, assomigliasse a quella che era la sua identità artistica dell'epoca. Ma non è stato sempre possibile. È stato sempre così. Allora io provo a mandare un altro contributo. Vediamo se becco il video giusto. È questo. No, evidentemente non l'ha caricato, ma non è un problema. Ah, va bene. No, vabbè, ma non è un problema. Facciamo un'altra cosa invece. Io ti mando canto una... io? Non credo, no. Non posso cantare io. Non sono Nando Misuraca. Io ti mando invece, facciamo una piccola deviazione. Ti mando una copertina, una cover, una locandina che riguarda un progetto che ti vede protagonista. Di cosa si tratta? Sì, grazie al cielo, autore, perché se vado anche in scena a quest'età mi tirano qualcosa. Sì. No, mi vede protagonista come autore e ideatore di questo spettacolo teatrale. Vedo cartoline da casa mia, questa è per esempio dov'è l'Off-Off Theater a Roma, è stato un bellissimo successo, è uno spettacolo che abbiamo portato anche a Parigi, a Firenze, ovunque, in tantissime parti d'Italia, a Roma tante volte, anche a Napoli naturalmente, e che parla degli Hikikomori,
questo fenomeno nato in Giappone ma sviluppatosi anche da noi, di ragazzi che si isolano nella propria stanza e non escono più per anni, un po' quello che stiamo facendo noi, torto collo in questo momento di pandemia, in effetti. L'ultimo, uno degli ultimi nati dei miei spettacoli teatrali, grazie al cielo si va avanti come autore sempre, ovviamente in scena no. L'ultimo, gli ultimi due lavori letterari che hai fatto sono uno bellissimo sulle perle nascoste della nostra geografia, dell'Italia. Sì. E, le belle addormentate, sì. E poi l'altro invece è una raccolta fotografica che ha destato scalpore, tutti che parlavano di mozzola qua, mozzola là. E c'hai il libro, ti può vedere? Sì, allora aspetta, lo recupera. Un format arcigliano, friccicarello, quindi eccolo là. Guardate, allora, le parole dell'omofobia. Fantastico. Cioè, tipo, apri una pagina, vediamo che becchiamo. Cioè, vediamo qual è vediamo il messaggio. Becchiamo. Rosario Di Cicco, beccato. Rosario Di Cicco e Luciano Melchionna. Ecco. Allora, di cosa parla questo libro? Perché secondo me questo è un libro che è uno schiaffo in faccia di una delicatezza culturale incredibile, però è uno schiaffo, pur sempre uno schiaffo in faccia. E di che cosa parla, cioè, in breve, questo... Ma intanto aspettavo anche te a posare per me, ma tu mi hai detto che non te la sentivi, sei stato timido. Piatto, diciamo, all'epoca. Allora è stato, no, ci stavi bene dentro perché c'erano tanti i tuoi colleghi musicisti che hanno partecipato, uomini, donne. No, pensavo che dicessi c'erano, stavi bene perché stavano tanti gatti dentro. Oversize, curvi, diciamo. No, c'è gente anche di una certa età, c'è gente insomma non in imperfetta forma, l'importante è il messaggio. Niente, praticamente ho pensato di scrivere sui corpi del Gotha, dello spettacolo e del teatro nostrano, ma non solo, anche di fuori c'è Ivan Cattaneo, per dirti, o Fabio Canino, di radunare 212 frasi omofobe dette dai vari politici ecclesiastici e scriverle sui corpi di questi interpreti per fare in modo che carta cantasse, come si suol dire, cioè che arrivasse il messaggio dell'omofobia attraverso il finto scandalo del nudo, perché in realtà lo scandalo non è nel corpo, ma ovviamente nella frase. Poi è chiaro che qualcuno si è rizzarato, sai, come diceva Oscar Wilde, che dovrebbe essere il padrino di tutti noi che scriviamo, e anche tu fai cose anche spesso un po' scomode, diceva Oscar Wilde, se scrivi qualcosa che non offende nessuno, non hai scritto niente. Vero. Sei d'accordo? Significa solo, diciamo, fare un compitino, ma che a chi giova questa cosa? Cioè, a nessuno. Vabbè, sai, poi il discorso è lungo. Ti sto prendendo adesso Le belle addormentate che tu hai citato prima. Eccolo qui. È tutt'altro argomento, ma è stato un successo perché ti vedevo in giro a fare presentazioni. Sei riuscito a prendere. Di cosa parla? Cioè, sei riuscito a prendere? Sì. Ma guarda, se abbiamo 30 secondi te lo sintetizzo. Si tratta di un viaggio nei paesi abbandonati d'Italia, quelli le ghost town, quelle non abitate da nessuno. Io ho girato per 10 anni in giro per l'Italia, cercando, scovando questi boschi, questi borghi nascosti, spesso dalla vegetazione, fuori dalle rotte, complicatissime, altri un po' più semplici, e li ho radunati in una guida che è stata un po' una sfida. Poi è uscito a sorpresa, è arrivato al primo posto su Amazon, è stato un botto pazzesco per noi, per questa mia casa editrice di Verona, che è stata sempre molto carina con me, e l'ho presentato quindi anche a Berlino, a un festival dove è andato molto bene, al Coffee Festival di Berlino, a Parigi, come addosso l'ho presentato a Bruxelles, a Berlino anche addosso, ad Innsbruck, in Spagna, ovunque. Perché? Ma sai cos'è? Non è che io sono bravo, è che quando tu credi ad una... Bisogna fare non molte cose, secondo me, ma crederci sempre. Io non è che esco con un libro all'anno, però quando esco desidero che venga fuori qualche cosa di particolare, di inedito, anche sbagliato, anche
come dire, si può anche non cogliere l'obiettivo fino in fondo, ma abbiamo il dovere, quando usciamo con un progetto, che sia un progetto discografico nel caso tuo, che esci poco, ma esci sempre bene, ogni volta cercare di non sciupare quello che facciamo per non inflazionare anche della nostra presenza. E quelle volte devono lasciare un po' una traccia, ecco. E naturalmente avere la possibilità, la disponibilità di accompagnare il progetto dove avete Nadia Girardi, Nadia Girardi, che salutiamo. Ciao Nadia. Amore mio. Ciao Nadia, grazie. Certo. Io avrei anche recuperato il filmato. Vai. Te lo mando. Vi saluto amici. Ci vedremo domani. Se la notte non fa il suo colpo stanotte, trombe irreali, ululano cani, si sentono, odo marcette militari. Nel 43 ero malato, vidi tutta la mia vita, sudato, scorreva finita. Vi saluto, amici, ci vedremo domani. Se la notte non fa il suo colpo stanotte. Piccolo pub. Vi saluto amici, ci vedremo domani, se la notte non fa il suo corpo, stanotte. Trombi irreali, ululano cani, si sentono, odo marcette militari. Ero malato, di tutta la mia vita sudato, scorreva finita. Vi saluto amici, ci vedremo domani, se la notte non fa il suo colpo, stanotte. Entro nel tuo centro vitale, l'armatura rimanda la luce originale. Guerriero della vita, sospendo le armi e la battaglia. Birra e urina si scambiano le parti, la latrina è il tuo cavò. Liquido vitale scorre in entrambi, regalo della notte, piccolo padre. Nessuno. Nessuno o tutt'uno, vacca nera sei, gatto grigio nella mia notte. Vi saluto amici, ci vedremo domani, se la notte non fa il suo colpo stanotte. Allora, eccoci qua, Antonio, siamo ritornati. Eccoci. Piccolo pub.
questa canzone. E qui c'è Hegel, no? C'è Hegel, c'è la fenomenologia dello spirito, la notte in cui tutte le vacche sono nere. Però sai, non è necessario conoscere Hegel per amare Battiato, sono spunti. Se ti va, approfondisci, altrimenti ti senti la canzone. E questo è il bello di Battiato, avere dato dei messaggi con delle canzoni che anche senza testo sarebbero interessanti. E visto che oboe che abbiamo qui, fantastico. Sì, la canzone è anche apparentemente leggera, tipo La stagione dell'amore, cioè che io ritengo una canzone pop, ma non pop, cioè, quindi, perché è una cosa di una bellezza disarmante, no? Cioè, fa dei disegni. Forse come tipologia di, infatti la stiamo sentendo sotto, come tipologia di linguaggio, forse un pochettino meno ermetica rispetto a quelle che abbiamo. Sì. 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 Quello faceva parte, La stagione dell'amore, di un album, Orizzonti perduti, che era tutto sul crepuscolarismo, per cui erano temi più intimi, se vogliamo, e proprio perché erano intimi, lui li ha vestiti di suoni modernissimi, di suoni elettronici, è un album completamente elettronico, parliamo dell'83, per cui non era certamente, era un azzardo. Ecco. Assolutamente, tu che sei un esperto di Battiato, se un ragazzo volesse, intanto c'è una domanda a proprio mio fratello: avete già trattato la collaborazione con Manlio Scalambro? Sì, l'abbiamo trattata, però magari ci ritorniamo su con qualche altro aneddoto. Se un ragazzo volesse avvicinarsi a Battiato, visto che questa nostra intervista andrà comunque, continuerà anche nei giorni prossimi a girare, che cosa potrebbe ascoltare come primo disco per non essere subito impattato dal maestro proprio definitivamente? Secondo me potrebbe ascoltare L'imboscata, che è del 97, che contiene La cura, perché L'imboscata, che non è il mio album preferito, volendo andare, è un giusto viatico. Sì, secondo me sì, perché c'è Sgalambro già, però meno acuminato rispetto agli album precedenti, rispetto all'ombrello della macchina da cucire, e meno anche rispetto a Gomma Lacca, che seguirà l'anno dopo, quello di Shock in My Town, per dirti. Sì. L'imboscata, c'è Strani giorni, c'è La cura, c'è Di passaggio. 2045, eccola. Esatto. Per cui penso che un ragazzo giovane potrebbe essere attratto da questi suoni, comunque fine anni 90, ma secondo me un giusto viatico per arrivare a conoscerlo senza quegli shock emozionali che potrebbero dare album più estremi come L'ombrello e la macchina da cucire, oppure Il vuoto, per esempio. Ecco la collaborazione con Sgalambro, per ritornare sulla domanda che ci hanno fatto. Io sono, ti dico questo, che sono molto onorato, sì, di avere scritto insieme a Iannello e ad altri autori la Caro Misantropo, che è la biografia di Sgalambro. O meglio, sono, sì, c'è un enorme saggio sulla sua ricerca filosofica e letteraria, e poi ci sono dei contributi, tra cui il mio, dei saggi che hanno diciamo tratteggiato la figura di Manlio Sgalambro non solo come autore di Battiato, ma naturalmente anche come filosofo e soprattutto, per quanto mi riguarda, scrittore. Si può dire che rispetto all'opera di Battiato, Sgalambro è partito a gamba tesa. Nel 94, quando uscì L'ombrello e la macchina da cucire, fu uno shock per tutti i fan di Battiato, perché il linguaggio era cambiato completamente. Dopo, Battiato ha un po' smorzato quella che era la potenza distruttiva dei testi di Sgalambro. Secondo me annacquandola un po', ed è stato un peccato. In questo sono più pro Sgalambro che pro Battiato. Probabilmente Panella, diciamo, perché poi comunque entrambi sono stati di rottura, no? Panella è stato l'autore, sì, di rottura, sì, del Battisti pop mogolliano, se vogliamo definirlo così, e tra Sgalambro e Panella ci sono punti di incontro, secondo me. Certo, c'è una, in entrambi, secondo me, c'è un salutare disprezzo nei confronti della musica e della forma canzone, di cui Battisti aveva estremamente bisogno in quel momento, sebbene Don Giovanni sia la canzone per eccellenza, per quanto mi riguarda. Quello è iconoclastia vera, altro che la scrittrice. E allora lì vai a intervenire sul territorio della canzone,
con testi che fanno a pugni con la metrica e che in qualche modo creano una sorta di non canzone, che è un azzardo per il mercato micidiale. Non lo è stato per Battisti, perché viveva di rendita, naturalmente si comprava a prescindere, un po' anche Battiato, anche se di meno. Però ecco, queste operazioni più cosciente in Panella, più selvaggia in Sgalambro, queste operazioni sono comunque molto interessanti. È vero anche che, come tu mi insegni, ogni sperimentazione deve avere un inizio e una fine. Non puoi sperimentare per 20 anni, altrimenti diventa maniera anche la sperimentazione. Per cui Battiato ha preferito, forse, nel caso di Sgalambro, smussare gli angoli della propria poetica, adattandola alla sua, ed è uscito appunto l'Imboscata, che appunto è la giusta gradazione tra il linguaggio di Sgalambro e la comunicativa pop di Battiato, pop rock per l'Imboscata di Battiato. Panella è molto interessante, ma Panella puoi leggerlo anche senza la musica, secondo me. Mentre Sgalambro, senza la musica, per come l'ha usato Battiato, perde potenza. Sgalambro lo ritrovi, secondo me, nei suoi saggi, io li ho tutti, sono un feticista di Sgalambro, ho tutte le cose, anche meno note, eccetera, quelle edite con la carta in filigrana, per dirti. E lui Sgalambro lo trovi in, per esempio, L'anno della pecora di ferro, oppure in Trattato dell'età, oppure nel Trattato contro la musica, appunto, anche del pensiero breve, Anatole, La morte del sole, sono titoli emozionanti. Ci manca tanto Sgalambro, sai, Nando, perché Sgalambro avrebbe dato ancora tanto al mondo, nonostante l'età, come dire, importante, perché in fondo, dal punto di vista letterario, aveva molti meno anni di quelli che aveva anagraficamente, perché ha debuttato molto tardi Sgalambro, e quindi aveva una freschezza. Per Dalla, pure Roversi con Dalla è stato... Certo. Certo. È stato, diciamo, colui che poi ha cambiato l'esistenza di Lucio Dalla. Intanto c'era un'altra cosa, ancora Francesco. Sgalambro si è schierato apertamente contro l'esperienza di politica di Battiato. Pare che tra due ci fosse un rapporto di stima, ma anche molto litigioso. Pensa che si davano del lei. Ti davano del lei. Sgalambro, lei adesso mi dice, Battiato, lei adesso mi fa, era molto divertente. Ma l'esperienza in politica di Battiato in realtà è stata anche poco capita. Battiato era senza portafoglio, ricordiamoci, non ha mai voluto un euro dall'esperienza con Crocetta. Con Rosario Crocetta, che era il presidente della regione siciliana all'epoca. L'idea di Battiato come assessore alla cultura era quello di utilizzare al meglio i fondi che arrivavano per le manifestazioni, soprattutto estive, che spesso si disperdevano in sagre oppure in eventi di discutibile portata artistica. L'intento di Battiato era puro, perché Battiato è impuro. Posso dirti, e mi espongo personalmente, che il rapporto con i soldi non era da artista puro, ecco, decisamente poco venale. Battiato ha rinunciato a introiti molto, molto, molto importanti per le pubblicità, per esempio, che non ha mai voluto fare, se non a inizio carriera, quella dei divani, ma lì era con Sassi, era uno studio milanese che gli faceva anche le copertine, là non poteva troppo decidere. Battiato non ha mai pensato al ritorno economico, e lo dimostrano delle scelte davvero impopolari che ha fatto con le sue uscite discografiche, sicuramente rischiose, e anche producendo artisti giovani e anche meno giovani, sapendo che sarebbe stato un bagno di sangue dal punto di vista economico. L'ultimo, diciamo, è stato Caccamo, quel ragazzo. Certo, ma se tu pensi che Battiato si è esposto andando a Sanremo con Luca Madonia, musicista eccellente naturalmente, ma lo ha fatto per amicizia, facendosi coinvolgere in operazioni anche alle volte veramente un po' troppo complicate, ecco, per quella che era la sua immagine, per pura amicizia e per puro affetto nei confronti degli artisti che glielo chiedevano. Probabilmente anche con me è stato generoso, per dirti, no? Anche troppo, ecco. Allora, c'è un'altra domanda: i dischi di cover nascono da una volontà di Battiato o dalla casa discografica?
Nascono dall'estate catanese, che era una delle rassegne che Battiato gestiva come direttore artistico in Sicilia a metà anni 90. Io ero presente e me le sono viste tutte. Ed erano serate musicali in cui Battiato, in quel momento abbastanza esausto del proprio repertorio, decise di affrontare delle canzoni classiche del repertorio leggero italiano. Amava molto Sergendrigo, naturalmente. De André non era ancora scomparso. E se non che gli è stato proposto di fare un album in cui una o due di queste cover potessero trovare spazio, partendo da quelle di Sergendrigo, Aria di Neve è stata la prima, ma lui non avrebbe voluto fare un intero album di cover, è stato, come dire, un po' accompagnato verso questa soluzione, e Flair andò talmente bene che lui non poteva meno, poteva fare a meno di fare altri due capitoli di quella idea, che lui non amava di principio, però l'intenzione era quella di fare un omaggio a Sergendrigo, che Battiato ha sempre ritenuto estremamente sottovalutato. Dopodiché c'è stata anche la scomparsa di De André, con quello che sappiamo, e allora, diciamo, si è preferito fare proprio un intero album sugli anni 60 italiani. Poi dopo Battiato ha omaggiato anche Alan Sorrenti, anche diciamo repertori meno consueti, ma l'intento doveva durare lo spazio di un'estate catanese nel 96, invece poi è diventata un progetto discografico di grande successo. Però ecco, non, rispondendo alla domanda, diciamo, so non è stata proprio una sua precisa volontà, ecco, diciamo che è stato convinto. Ok, ma adesso il maestro è lontano un po' dalle scene, chiaramente si sono rincorse varie voci sui giornali, si è detto di tutto di più. Come sta il maestro in questo momento? Battiato ha avuto una vita molto complicata, sempre in giro, spesso oltre le proprie possibilità fisiche. Se tu pensi che ha avuto una rottura di femore importante 3 giorni prima dei suoi 70 anni a Bari, durante un concerto è caduto dal palco. Eppure poi è tornato in pista, ha fatto il concerto con Alice, si è rotto un altro femore, ed insieme ad una evidente difficoltà nel gestire un tour ed anche una stanchezza che in tanti anni tirati all'inverosimile, in seguito a tutto ciò, chiaramente adesso preferisce starsene tranquillo. Io capisco anche che il fan vuole sapere di più e vuole entrare nelle pieghe di quelle che sono problematiche persino cliniche, diciamo, da fan ci sta. Però Battiato ha sempre improntato sulla discrezione la propria vita. Certo. Io credo che un fan vero di Battiato, al di là della preoccupazione che è giusto avere, debba un po' in fondo accontentarsi di quello che che il fratello di Battiato, Michele, e che la famiglia desideri che arrivi al certo. pubblico. C'è ancora bisogna un'altra... rispettarlo. Per carità di Dio. L'esperienza registica di Battiato, Perduto amor scritto con Sgalambro e Musicante sulla vita di Beethoven. Beh, anche lì è stato un linguaggio estremamente nuovo. Quando l'ho presentato a Venezia, parliamo di naturalmente del film Il Musikanten sulla vita di Beethoven, è stato addirittura, come si dice a Napoli, preso a fischi e pernacchie a Venezia, dove ha presentato al Festival del Cinema la sua opera, che indubbiamente non segue l'alfabeto cinematografico classico. Perduto amore invece ha vinto addirittura il Nastro d'Argento per migliore regista esordiente, e se tu pensi che Battiato aveva già 60 anni passati, come regista esordiente non è male come debutto. Perduto amore è autobiografico in parte, e mentre Musicante è biografico e parla di Beethoven. Pensa che Battiato resterà probabilmente con il rimpianto di non avere fatto il quarto film, che era su Handel, la cui sceneggiatura era già pronta e che non ha avuto i fondi necessari per poter essere prodotto. Pensate. Antonio, allora io ora chiuderei con Antonio Moccio, La cosa s'aspetta da questo post pandemia. Innanzitutto, quando finisce secondo te questa pandemia, questa quarantena che ha ghettizzato nelle nostre case? C'è... ma guarda,
I virologi non avevano assolutamente previsto che in Italia e poi naturalmente in tutto il mondo si sarebbe poi sviluppata questa tragedia. Gli stessi virologi adesso ci dicono che durerà 2 anni, altri dicono che durerà 1 anno, altri ancora. Credo che come tutti i fenomeni nuovi non sia prevedibile quello che accadrà, dipende da come la popolazione saprà respingere il virus, che potrebbe anche morire da solo, come pare sia successo con la SARS con l'Ebola. Sì. Non lo sappiamo, nessuno lo sa e nessuno si può fare progetti, compresi i virologi che alzano le mani, più di dirci della mascherina non ci dicono, perché in effetti non lo sanno. Pare che anche il vaccino sia un po' una bufala, perché ci sono 3 ceppi, per cui ogni ceppo ha il suo vaccino, insomma la vedo lunga, però potrebbe anche finire da un momento all'altro, ed è quella la mia speranza. Una cosa è certa, non ce lo prevederanno il giorno prima per il giorno dopo. E come lo vedi invece il futuro prossimo dell'industria teatrale, che tu chiaramente rappresenti? È nera perché noi che viviamo con il pubblico, ma anche il cinema è messo molto male, penso a tutte le produzioni che si sono fermate. Riprendere i contatti con un pubblico, e con un pubblico importante, sarà molto molto lento e faticoso. Poi uno vede lo spettacolo, ma in realtà ci sono dietro le prove, giorni e giorni di prove in cui gli attori devono essere a contatto, ci sono i tecnici, i fonici, c'è l'ufficio stampa, c'è una serie di persone che ruotano attorno ad un progetto teatrale, e il pubblico è, diciamo, l'anello che chiude, ma in realtà prima di arrivare a rappresentare uno spettacolo passerà ancora molto tempo, e questo ovviamente ci devasta dal punto di vista morale e anche economico, perché sappiamo bene che non sarà una barzelletta. Ecco, che cosa invece Antonio Mocciola sta preparando? Cosa bolle in pentola nel tuo cilindro creativo? Ma noi eravamo pronti per andare al Napoli Teatro Festival, che pare sia stato soltanto rinviato, speriamo che sia così, e un sacco di spettacoli che come tutti noi sono rimasti fermi. Ho uno spettacolo sulla vita di Van Gleuden, che è stato un grandissimo rivoluzionario nel campo della fotografia, che dovevamo fare a maggio a Roma, e anche a Napoli avevamo quello sui disertori della Prima Guerra Mondiale, tu che sei un musicista, con ho recuperato le vecchie partiture delle canzoni di trincea degli anni 10-15. Era un progetto molto interessante, anche quello sospeso, dovevamo debuttare a Pisa a metà marzo. E non lo so, Nando, penso che ci vorrà ancora molto tempo. Potrebbe uscire il libro, che è a metà, un romanzo che doveva uscire verso Natale, ci sarà uno slittamento. E non è un libro fotografico, quindi non si spoglia nessuno, è un romanzo. Va bene così. Antonio, io ti ringrazio, insomma, per questa tua illuminante, dico io, partecipazione, perché veramente ci hai portato nel mondo del maestro con grande garbo e con grande affetto, si vede, e ovviamente la competenza che sempre ti contraddistingue. Io, rimando l'appuntamento di domani, chiaramente sui social, come possono seguirti le persone, i nostri spettatori? Allora, ho da poco questo profilo Instagram, che finalmente sto riuscendo a fare funzionare, perché sono negato su queste cose. Su Facebook informo sempre sulle cose che faremo, e speriamo siano tante. Diciamo che con te abbiamo ripreso un po' di sangue nelle vene, perché hai avuto una bellissima idea, quella di coinvolgerci in una diretta che ci fa sentire ancora un po' vivi dal punto di vista dell'immagine, no? Per cui è importante fare un po' compagnia alle persone da casa, perché poi comunque la diretta vive anche senza di noi, no? Perché viene vista anche offline. E poi è un modo comunque anche per fare cultura e raccontarci, perché poi comunque spegnere tante bocche così dalla sera alla mattina, cioè che magari sono artisti bravi, che però non hanno la visibilità mainstream, cioè è triste. Infatti lo stesso Danilo Amerio, penso a tanti artisti che sono venuti da noi, autori, compositori che comunque hanno fatto, cioè pensare Danilo Amerio ha scritto Donna con te di Anna Oxa, oltre ad aver fatto 3 Sanremo, ma ci sono... Che era per Patti Pravo, tu lo sai questa cosa? Sì, l'ha raccontato. Era per Patti Pravo. Patti Pravo ha cercato di appioppargli il testo di un suo amico autore, una cosa drammatica, è lui che era... A tutto sai! Ha raccontato tutto Danilo, è un grande, è davvero.
Posso farti vedere una cosa in extremis, Nando? Anche due. Una cosa bella. Eccolo là. Non c'è. Che cos'è? Allora, questa è una litografia di Franco Battiato, un regalo bellissimo che mi ha fatto, firmata da lui, che rappresenta i famosi... C'è anche il suo autografo. Sì, certo, sì. È una sua opera e sono i famosi dervisci tournée, i dervisci rotanti, che sono quelli che lui a Konya, in Anatolia, ha studiato per tanti anni, esattamente. Fantastico. Vabbè, Antonio, è una delle cose più belle che ho. Io ti ringrazio ancora. Grazie a te. Grazie per il tempo che ci hai donato. Allora, noi abbiamo... Saluto tutti gli amici di Salotto Instagram, ci vediamo domani alla stessa ora, ringrazio ancora Antonio Mocciola, eccolo là, ciao Antonio, ciao. Online, grazie a te, e ci vediamo domani alla stessa ora, mi raccomando, sempre pronti e volenterosi di conoscere i nostri ospiti. Ciao ragazzi, grazie Arcangelo Refice che dice ad Antonio Moccio la fiero di conoscerti proprio in extremis. Ciao ragazzi.